L'ottavo episodio delle serie The Flash e Arrow sarà anche nel 2015 l'annuale crossover della CW. Cisco frequenta Kendra, che tramite una visione si rivelerà essere Hawkgirl. Con la sua apparizione arriveranno in città Carter Hall, ovvero Hawkman, e Vandal Savage. Veniamo a conoscenza che Kendra e Carter erano una sacerdotessa ed un principe nell'antico Egitto, uccisi proprio da Vandal Savage. Per 207 volte la coppia si è reincarnata e per 206 volte sono stati uccisi da Vandal Savage, che perpetua la sua immortalità tramite questi omicidi. Intanto, mentre il Team Arrow è a Central City per aiutare il Team Flash a proteggere Kendra, Oliver incontra la sua ex ragazza e scopre di avere un figlio. La notizia lo sconvolge tanto da non renderlo abbastanza lucido nello scontro contro Savage, causando la morte di tutti. Barry, nel tentativo di scampare all'esplosione scatenata dal bastone di Horus nelle mani di Vandal Savage, torna indietro nel tempo, avvertendo Oliver di quanto accaduto. Questo permetterà loro di poter sconfiggere Vandal Savage. Intanto Oliver viene a sapere comunque di avere un figlio e viene costretto a tenerlo segreto a tutti, anche a Felicity. L'episodio si conclude con Malcolm Merlyn che raccoglie le ceneri di Vandal Savage. Il secondo crossover tra Arrow e Flash è sia una storia a sé stante, sia un piccolo preludio a quella che sarà la nuova serie spin-off, Legends of Tomorrow. Differentemente dall'anno precedente, non sono due episodi singoli, ma un episodio diviso in due parti. È sempre bello vedere i due team interagire tra loro, ma ciò che manca ancora è l'epicità di questa collaborazione. Ma credetemi, nella prossima stagione la storia si farà molto più interessante. Sì, ma Dio boh, il video non fa tempo a finire che già te ne vai. Ascolta, iscriviti al canale, fai click sulla campanella e seguimi se vuoi su Instagram.